Buonanotte ragazzi. Allora, facciamo un giochino notturno. Sapete quando tutti vanno a letto bisogna fare piano per non disturbare, la festa è finita, ma si resta in due amici con la chitarra in mano, bisogna suonare molto piano. Vi spiego come cambiare gli accordi di Sally, di Vasco, come sostituire anzi gli accordi, e lavoreremo molto col concetto di gruppo di tonica, gruppo di sottodominante, gruppo di dominante, e poi faremo alcune sostituzioni degli accordi dominanti, cioè gli accordi di settima. Il giro base lo conosciamo tutti, è Re maggiore, Re major 7, Re 7, Sol, Sol basso Fa, Friesis che porta mi. La, Sol, La su quattro, se cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se lei è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Questi sono gli accordi base, poi va in Si minore. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa? Sol, La, ti può crollare addosso col sus. Se li è già stata punita, Re maggiore, per ogni sua distrazione o debolezza, Si minore, per ogni candida carezza, Sol, data per non sentire l'amarezza, La, e andiamo di nuovo. La, 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 la. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ok, questi sono gli accordi base. Ora che cosa succede? Cerchiamo di capire all'interno della tonalità di Re maggiore, la tonalità del pezzo, quali sono gli accordi del gruppo di tonica, di sottodominante e di dominante. Allora, gli accordi del gruppo di tonica, tanto l'armonizzazione della scala di Re maggiore, Mi minore, Fa diesis minore, Sol maggiore, La maggiore, Do diesis semidiminuito e Re. Gli accordi del gruppo di tonica sono il primo, quindi il Re, il terzo, quindi il Fa diesis minore, e il sesto, il Si minore. Questi tre accordi sono intercambiabili fra di loro, in quanto cambierà un pochino il colore dell'accordo, ma ci potete stare benissimo sopra col canto. Quindi se io all'inizio faccio Re maggiore, sali cammina per la strada, e poi vado Re major 7, e poi Re 7. Quindi sali cammina per la strada senza nemmeno. Come possiamo sostituirli questi accordi? Il primo Re maggiore, accordo del gruppo di tonica, potrò sostituirlo per esempio con un Si minore. Il secondo, Re major 7, accordo sempre del gruppo di tonica, potrei sostituirlo con un Fa diesis minore. Il Re 7, che in questo caso non fa parte della tonalità di Re maggiore, lo vedo come un accordo di dominante, quindi un settima di dominante del Sol a cui andiamo. L'accordo di settima di dominante possiamo sempre sostituirlo con un accordo diminuito, di settima diminuita, costruito su ognuno dei suoi gradi tranne la tonica. Quindi in questo caso sul Re 7 potrei fare un La settima diminuita, un Do settima diminuita, un Fa diesis settima diminuita, che sono le tre note che compongono l'accordo oltre al Re. Quindi abbiamo detto primo Re maggiore, sali cammina per la strada senza nemmeno. Re e Re major 7 diventano Si minore, sali cammina per la strada senza nemmeno. Scusate, sali cammina per la strada senza nemmeno. Fatto Si minore, Fa diesis minore, sono i due accordi del gruppo di tonica, e
E poi ho fatto un fa diesis semi diminuito, settima diminuita, scusate. Quindi diventa: se li cammina per la strada senza nemmeno. Sentite che ci sta lo stesso, cioè l'originale è chiaro che è un gioco, eh? Quindi andiamo un po' a cambiare l'armonia, però ci sta. Se volete lavorare sulle sostituzioni potete farlo questo. Quindi da l'originale: se li cammina per la strada senza nemmeno. Oppure fatto qui: se li cammina per la strada senza nemmeno. Diventa: se li cammina per la strada senza nemmeno. Ci sta. Ora cosa succede? Vasco va al sol, guardare per terra e poi mi minore. Questi due accordi, quindi il mi minore che è il secondo grado e il sol che è il quarto, fanno entrambi parte del gruppo di sottodominante. Quindi ricapitoliamo: primo, terzo e sesto sono il gruppo di tonica, secondo, il minore e il sol, quarto, sono il gruppo di sottodominante. Quindi anche questi all'interno dello stesso gruppo potranno essere intercambiabili. Quindi dove lui fa: se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Ora qui lui va a sol, io posso andare a mi minore. Quindi ho cambiato il sol col mi minore. Sono entrambi del gruppo di sottodominante, quindi posso sostituirli. Quindi invece che fare: se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, sostituisco il sol col mi minore e il mi minore lo sostituisco col sol, l'inverto. Quindi diventa si minore, se li cammina per la fa diesis minore, strada senza nemmeno, fa diesis settima diminuita, guardare per terra, mi minore, ci sta benissimo. Faccio il movimento di basso che lui fa scendere, io lo faccio salire, vado a sol. Ora poi lui va a la. Dove lui va a la, io sostituisco questo la, che è un dominante di re, con un do diesis semi diminuito, per esempio. E qui abbiamo gli altri due accordi, cioè quelli del gruppo di dominante. Quindi all'interno dell'armonizzazione della scala di re, i due accordi del gruppo di dominante saranno il la e il do semi diminuito, do diesis semi diminuito. Quindi dove Vasco fa questo passaggio qui, che da mi minore va a la, io faccio da sol, vado do diesis semi diminuito, ok. Quindi diventa dall'inizio: se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia. Dove lui fa sol, la, io faccio si semi diminuito, sarebbe un sol 7, do diesis che sarebbe la. Non ho voglia di fare la guerra, torna si minore. Lui va a si minore, se gli è patito troppo. Questo si minore ho una similitudine col sol major 7. Sol major 7 in realtà è un accordo di gruppo di, del gruppo di sottodominante, però è talmente simile al si minore, vedete che sono le stesse note, c'è solo il sol in più, che io in questo caso ce lo metto. Se gli è patito troppo, molto bello. Ora lui andrebbe a sol, io vado a mi minore. Se li hai già visto che cosa? Che bello questo punto qua. Ora andiamo a la. Ti può crollare addosso. Do diesis semi diminuito, do settima diminuita, do diesis settima diminuita. Se li è già stata punita, si minore. Per ogni sua distrazione. Mi minore, che sarebbe sol, ma io vado a mi minore. Ho debolezza. Per ogni candida carezza, do diesis semi diminuito, do diesis settima diminuita, fa diesis, date per non sentire l'amarezza, e torna si minore. Avete capito come ho ragionato? Quindi diventa: se li cammina per la strada senza nemmeno
guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo. Se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza. Mi minore. Per ogni candida carezza. Data per non sentire l'amarezza. Badava di vedà. Senti che fuori piove. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Avete capito come ho ragionato? Si minore, fa diesis minore, fa diesis settima diminuita. Mi minore, basso al contrario, sol major 7. Questo è un sol settima diminuita, ma sostituisce sempre il la. È un la non la bemolle. Sol major 7 invece che si minore. Se l'hai patito troppo. Lui fa così. Se l'hai già visto che cosa ti può crollare addosso. Se l'hai già stata punita. Noi invece facciamo. Se l'hai patito troppo. Se l'hai già visto che cosa ti può crollare addosso. Se l'hai già stata punita per ogni sua distrazione, debolezza, per ogni candida carezza. No. Data per non sentire l'amarezza. Ciao ragazzi, è notte fonda.